Uno dei problemi che si presentano ai geologi è l'albero fossile. Ce ne sono parecchi esempi in Australia, America e in altri luoghi, dove è possibile vedere degli alberi fossili salire verticalmente attraverso vari strati di carbone. Qui abbiamo un esempio proveniente dai bacini carboniferi di Birmingham, in Alabama. Alcuni di questi, alti 12 metri e più, si trovano attraversando diversi banchi di roccia. Questo esemplare dà un'idea della situazione. Il fatto curioso è che sappiamo che ognuno di questi banchi può aver impiegato milioni di anni per formarsi. Se questo è il caso, ci sarebbero voluti milioni di anni per seppellire l'albero. Ma ciò è impossibile, poiché l'albero sarebbe marcito o sarebbe andato in decomposizione molto prima che tutto fosse sottoterra. Come si possono spiegare allora tali fossili? Uno scienziato ha studiato il problema e l'episodio a cui assisterete vi darà un'idea delle implicazioni di questa iniziale ed eccitante scoperta. Non solo ciò fornisce la chiave del problema dell'albero fossile, ma spiega anche come mai la teoria evoluzionistica sta vacillando. Cosa c'è di così importante in queste rocce? Ebbene, non si tratta di rocce antiche, ma di rocce costituite per la maggior parte da granelli di sedimento. Vengono chiamate rocce sedimentarie e ricoprono i tre quarti della superficie terrestre. Ma quel che più conta è che si sono formate sotto il mare. Quando il livello dell'acqua si abbassò, i sedimenti rimasero esposti all'aria e si asciugarono diventando rocce. Per un certo tempo si è avuto il sospetto che queste rocce sedimentarie contenessero un segreto che, una volta svelato, avrebbe cambiato le nostre idee sull'argomento più importante di tutti: l'origine del genere umano. Uno dei primi esperti di rocce sedimentarie fu un tedesco, Johannes Walter. Mentre si trovava in Italia alla fine del secolo scorso, esaminò i sedimenti della baia di Napoli e scoprì, perforando verticalmente verso il basso i sedimenti della baia, che i banchi che si erano posati l'uno sull'altro erano nella stessa sequenza di quelli che si erano posati l'uno accanto all'altro in senso orizzontale. La sequenza dei banchi collocati fianco a fianco, come si poteva osservare dirigendosi dalla costa verso il mare, era la stessa dei banchi collocati uno sopra l'altro in senso verticale verso il basso. Egli capì che la convinzione che i banchi inferiori fossero più antichi di quelli superiori era falsa. Naturalmente tutti i banchi, quello superiore, quello intermedio e quello inferiore, erano ancora in formazione e si stavano formando lateralmente, cosicché questa parte del banco superiore aveva la stessa età di questa del banco inferiore. Non passò molto tempo prima che Walter iniziasse a studiare i motivi per i quali i banchi si formavano lateralmente. Le particelle di sedimento che giungono in mare, portate dai fiumi, dalle inondazioni o dal vento, si distribuiscono a seconda della loro dimensione. Queste più grandi, colorate in giallo, rimangono vicino alla costa, mentre quelle meno pesanti, colorate in blu, scorrono più lontano. I minuscoli sedimenti, colorati in arancio, vengono trasportati ancora più lontano dalle onde e dalla corrente. Si può notare come i letti di nuovo sedimento si depositano lateralmente. Le particelle di sedimento nei letti si distribuiscono, a seconda della dimensione, in banchi formati da vari tipi di sedimenti. Questo potrebbe essere un banco di ciottoli, questo di arenaria, questo di argilla. Così i banchi si formano lateralmente. Questa parte del banco più vicina alla costa è più antica della parte dello stesso banco più lontana dalla costa. Così questa parte del banco inferiore ha la stessa età di questa parte del banco superiore.
In questa falesia, formata probabilmente da sedimenti di fondale marino, si ritiene che gli strati del banco inferiore siano più antichi di quelli del banco superiore. Questo perché i geologi ritengono che gli strati e i letti siano esattamente la stessa cosa. Negli anni 70 e 80 diverse perforazioni eseguite sui fondali dell'Oceano Pacifico dal Glomar Challenger hanno fornito campioni di sedimento che mostravano come la scoperta di Walter si applicasse ai sedimenti dei fondali marini esattamente come si applicava ai sedimenti costieri. Questo significava che teoricamente tutte le formazioni di rocce sedimentarie nel mondo dovevano essersi formate allo stesso modo. In poche parole, cosa significa tutto questo? Prendiamo quello che è considerato il canyon più grande, più largo, più profondo e più lungo del mondo, il Grand Canyon negli Stati Uniti. I fianchi del canyon presentano banchi di sedimento uno sopra l'altro, dalla base fino alla cima per un miglio di profondità. Ogni banco dovrebbe indicare un'età del tempo geologico. Ma quello che sappiamo dalla scoperta di Johannes Walter e dalle perforazioni in mare aperto del Glomar Challenger indica che parti diverse di ciascun banco potrebbero avere la stessa età. Ciò nonostante, c'era qualcuno che trovava difficile accettare questa scoperta. Ma a rimuovere ogni dubbio dovrebbero bastare questi avvenimenti recenti. Nel 1980 negli Stati Uniti esplose un vulcano, il St. Helens. Rase al suolo una vasta area di foresta e provocò una grande ondata di marea in un lago vicino. Nel giro di alcune ore si erano formati 600 piedi di sedimento, che si essiccarono formando delle vere e proprie rocce complete di strati. In seguito all'esplosione, enormi quantità di fango colarono attraverso le rocce adiacenti, scavando un canyon profondo centinaia di piedi e altrettanto ampio. Ora, si è sempre creduto che gli strati delle rocce e dei canyons avessero impiegato milioni di anni per formarsi. Ma entrambe queste formazioni geologiche si erano formate nel giro di alcune ore. Il sedimentologo francese Guy Berthaud scoprì due fatti di enorme importanza. Si è visto che al variare della velocità della corrente, quando quest'ultima diminuiva, si depositavano solo le particelle sedimentarie più grosse, mentre quando aumentava si formavano dei microstrati. Così la gradazione ripetitiva che caratterizza gli strati non è obbligatoriamente l'effetto della formazione dei letti successivi, così come hanno creduto i geologi, ma può anche essere l'effetto di variazioni di velocità della corrente che trasporta i sedimenti. La seconda scoperta, fatta in laboratorio, fu osservato che quando il livello del mare si abbassa e i sedimenti umidi rimangono esposti all'aria, il processo di asciugamento causa delle fratture fra alcuni degli strati. Dunque, questi giunti, queste fratture, non hanno nulla a che fare con il passare del tempo. Questi esperimenti, condotti per molti mesi da una squadra di esperti nelle condizioni di laboratorio più rigorose, sono stati filmati e tutti possono vederli. È una documentazione che conferma la più importante scoperta mai fatta nella storia della sedimentologia. Gli strati non forniscono alcuna indicazione sull'età. Guy Berthaud ha mostrato che gli strati che vedete in questi banchi sono causati da cambiamenti delle correnti d'acqua. Non si sono depositati l'uno sull'altro durante periodi lunghissimi, si formano invece lateralmente, con un andamento che può ricordare quello del granchio, esattamente come fanno anche i banchi. Per quale motivo tutto ciò è così importante? Semplicemente perché per oltre 100 anni gli strati sono stati utilizzati per datare le rocce sedimentarie e i fossili in esse contenuti. Ora, per la prima volta, esiste una prova sperimentale di come si formano gli strati e risulta chiaro che gli strati non possono essere utilizzati per datare né i fossili né le rocce.
In realtà, i fossili degli strati inferiori possono essere più recenti di quelli degli strati superiori. Qui potete osservare alcune creature marine che vivono a differenti livelli ecologici. Affluisce una grande quantità di sedimento e vengono tutte sepolte. Alla fine, senza aria, possono trasformarsi in fossili. Ovviamente, quelli seppelliti negli strati superiori hanno la stessa età di quelli che troviamo negli strati inferiori, visto che sono stati sepolti nello stesso letto di sedimento. In seguito al deposito di un nuovo letto di sedimento, un numero molto maggiore di creature marine resta intrappolato. Ma ciò che è più importante è che quelle che si trovano nella parte superiore del letto precedente sono state sepolte prima di quelle che si trovano nella parte inferiore dell'ultimo letto. Così questa qui in cima è più antica di questa qui in basso. Sentiamo la spiegazione del direttore del programma di ricerca. La teoria dell'evoluzione è basata sulla convinzione che una successione di specie fossili in un lasso di tempo geologico dimostra che c'è stato un progresso evolutivo. Ma come abbiamo appena visto e come abbiamo dimostrato in laboratorio, letti di sedimento montante sono stati erroneamente identificati come strati. La scala del tempo geologico e la successione cronologica dei fossili sono state calcolate sulla base della convinzione errata che gli strati fossero costituiti da depositi successivi di sedimento. Un singolo deposito di sedimento può distribuirsi in differenti parti di molti strati. Di conseguenza, la posizione dei fossili non dimostra affatto che ci sia stata una evoluzione. Indica semplicemente la distribuzione di specie marine che vivevano a profondità differenti. La teoria dell'evoluzione, dunque, non ha alcun sostegno dalla geologia. La domanda successiva è: se le creature fossilizzate nelle rocce non mostrano alcuna sequenza evolutiva, è possibile che siano vissute assieme, tutte nello stesso periodo? Dal momento che ora sappiamo che le rocce non hanno bisogno di tempo per formarsi, ma solo di sedimento a sufficienza, abbiamo buone ragioni per credere che effettivamente è possibile che siano vissute tutte nello stesso periodo. Ciò che vediamo è un immenso cimitero tutto attorno alla Terra di centinaia di milioni di creature diventate fossili, che potrebbero essere state vittime tutte della medesima catastrofe. Il fatto stesso che i loro resti furono seppelliti sotto grandi quantità di sedimento che è diventato roccia e che questo tipo di roccia può solo essere creato dall'acqua indica in modo inequivocabile che la catastrofe fu un immane diluvio che coprì la Terra intera. Thank you.